sia le carte di fonderia sia gli stadi successivi. Per quanto riguarda le carte di fonderia, quello che si ottiene è un miglioramento del stanco, una riduzione dei fenomeni relativi, una riduzione della velocità, dei fenomeni di pescatura a caldo, nonché un miglioramento della struttura dei palli secondari e della profondità. Tuttavia, i benefici sono anche relativi agli stadi successivi alla carte di fonderia, infatti, il trattamento di affinamento della carne cristallina tuttosi, diciamo, viene effettuato attraverso tre meccanismi sostanzialmente. Allora, quello del trasferimento del controllo del trasferimento di calore, quello della situazione del bagno nello stato semisolido e quello ottenuto mediante l'aggiunta di prodotti finanzi e base di calore. In questo studio l'obiettivo è stato quello appunto di valutare l'effetto di tre tipologie di affinati della lega alla 5-7 fonderia in termini di proprietà meccaniche valutate mediante prove di trazione e mediante prove di impatto. Si è cercato inoltre attraverso la microscopia ottica che è una scansione di valutare quelli che sono i modi prevalenti di frattura delle superfici analizzate. Per questo motivo è stata considerata la lega la composizione riportata in tabella e il flusso è stato sottoposto ai trattamenti una modifica del senso tecnico ottenuto mediante barre di legamate alluminio 10% di stronzo, trattamento di degasato eseguito in atmosfera di gas inerte e vegetazione del bagno e la contemporanea aggiunta di elementi affinati. Questi diciamo, si trovano sotto forma di tre diverse tipologie, in lattina, in pastiglia e in polvere funzionale orale. Da sottolineare come l'aggiunta di queste tre diverse tipologie di affinati sia stata eseguita cercando di appunto, aggiungere al flusso una stessa quantità di affinante. Tuttavia questo non si ripercuote in una diretta grado di affinamento, nel senso che date le differenti composizioni chimiche non sempre si è riusciti a indurre lo stesso grado di affinamento. Prima di considerare quelle che sono le proprietà meccaniche, in uno studio precedente ci siamo occupati di valutare quelli che sono gli effetti in termini di analisi termica. Diciamo, la procedura di analisi termica prevede l'analisi della curva di raffreddamento e della curva derivata prima, in modo tale da ricavare diversi parametri caratteristici della lega. Lo studio dell'analisi termica permette appunto di ricavare i parametri che ho usato con questa slide e nella parte superiore invece vengono riportati i risultati. Per quanto riguarda il riferimento, quindi la lega affinata attraverso la tina, la lega affinata attraverso la pastiglia e la lega affinata mediante flusso granulare. La linea rossa rappresenta la derivata prima, mentre la linea blu rappresenta la curva di raffinamento. La prima cosa che abbiamo notato è stata un avvertimento della temperatura di liquidus per quanto riguarda in particolare la lega di flusso granulare. Questo per indicare un elevato potere di questa tipologia di affinante. Inoltre siamo andati a considerare quella che è la temperatura di eliminazione della fase alfa e quello che abbiamo notato è un incremento di questa temperatura passando dal riferimento sino ad arrivare appunto all'affinante di questo flusso granulare. In questo senso, diciamo, quindi questa tipologia di affinante si è mostrata più efficace. Inoltre siamo andati a considerare anche quella che è la temperatura della crescita della fase alfa, ma le temperature in questo caso si sono dimostrate pressoché costanti per tutte e quattro le tipologie di vapori. Per quanto riguarda invece il sottoraffreddamento, sottoraffreddamento, abbiamo notato una cosa interessante, nel senso che per quanto riguarda i primi due affinanti, quindi quello in pastiglia e quello in lattina, i valori sono risultati più bassi rispetto al riferimento, quindi diciamo in questo caso si poteva dire che l'effetto era migliore per queste due tipologie, mentre invece il valore più elevato è stato riscontrato nel caso di flusso.
diciamo, di rivalutare questi parametri in questo senso. Diciamo che l'effetto del flusso granulare quindi non è così negativo, anzi, il discorso relativo alla temperatura elevata del surraffreddamento l'abbiamo collegata probabilmente a un'aggiunta di elementi affinanti superiore, diciamo, a quella prevista, oppure a una errata agitazione del bagno durante questo trattamento. Infine abbiamo considerato anche quelle che sono le temperature di crescita del silicio eutettico, e anche in questo caso abbiamo notato che le temperature crescono a partire dal riferimento sino ad arrivare in maniera lineare, sino ad arrivare al flusso granulare. Quindi, diciamo, a seguito di questa analisi relative alle curve di raffreddamento, abbiamo concluso che il flusso granulare presenta le caratteristiche migliori per l'applicazione scelta. Passando quindi alla procedura sperimentale che abbiamo eseguito per portare le proprietà meccaniche, come si può vedere dalla slide, abbiamo progettato un getto dal quale abbiamo ricavato 5 campioni per ogni condizione analizzata, quindi avevamo 20 campioni CAP e 20 campioni di trazione. In particolare i campioni della prova di residenza sono stati ricavati dalla zona, diciamo, della materassa di dimensioni maggiori, mentre i campioni di trazione sono stati ricavati dal getto aerotropio. Entrambi le tipologie di campioni sono state sottoposte a trattamento T6, quindi solubilizzazione a 520 gradi per 4 ore, tempo di soluzione di acqua in equilibrio a 25 gradi e invecchiamento a 160 gradi per 6 ore. Nella slide abbiamo riportato quali sono i risultati delle prove di impatto, riportati in tabella e anche nel grafico. Quello che abbiamo notato è che l'aggiunta di elementi affinanti, siano essi in forma di lattine, in forma di polvere o di pastiglia, peggiorano le proprietà di impatto in termini di forza massima e di energia. Tuttavia si è scontrato che il flusso granulare presenta valori medi analoghi o si discosta in maniera minore rispetto agli altri due, e quindi, diciamo, l'effetto meno devastante sulle proprietà dell'impatto. Abbiamo inoltre pensato di valutare quelle che sono le energie massime in termini di energia valutata fino al picco massimo e energia di protezione della cricca, e il contributo maggiore derivato appunto da questo ultimo, quindi l'energia di protezione della cricca. Ancora una volta, diciamo, il flusso della granulare ha mostrato le proprietà migliori, poiché i valori sono analoghi a quelli del riferimento, che è appunto la livella affinata. Per quanto riguarda invece le proprietà di trazione, si è notato un effetto molto meno marcato dato dalla presenza dell'affinante. Infatti, fatta eccezione per una piccola variazione per quanto riguarda il carico di trattamento, le proprietà sono di riferimento, le proprietà delle gabinate sono del tutto analoghe. Inoltre sono state effettuate misure delle istanze per la verifica secondaria e vengono riportati quelli che sono i risultati per l'impatto e le prove di trazione. In entrambi i casi, rispetto al riferimento, si è notato un aumento del valore delle istanze per la verifica secondaria, ma appunto per le prove di impatto questo aumento si attesta, abbiamo trovato intorno agli 8-9 micron, mentre per le prove di trazione è minore, si attesta intorno ai 3-5 micron. E ancora una volta il flusso granulare mostra valori dello SDAS sia per il campione di impatto che per il campione di trazione comparabili con il riferimento. Qui abbiamo riportato quelle che sono le analisi strutturali eseguite al microscopio ottico. Come esempio abbiamo riportato la struttura del riferimento e la microstruttura della lega affinata con il flusso granulare. La lega di riferimento presenta una struttura dendritica abbastanza marcata, mentre quella della lega affinata presenta, diciamo, una struttura dendritica coronale. Comunque, in entrambi i casi, la struttura, diciamo, è costituita da dendriti di fase alfa primaria, una matrice di silicio eutettico, e inoltre si è rilevata la presenza di interventali di tipo beta di struttura circolare. I campioni sottoposti a test di trazione e test di impatto sono stati quindi sottoposti
Infatti, analisi biologica di mente hanno dimostrato appunto la frattura del quadriceps isquiotetico e anche la frattura degli intermetatici di tipo beta. Quindi da un sviluppo anche di fessurazioni secondarie oltre che principali. I stessi campioni sono stati sottoposti a fotografia mediante microbiotronica scansione, che ha confermato quelli che sono i risultati che sono apparsi dalla microscopia ottica, e appunto in questo slide nell'immagine di destra sono anche riportati la fotografia appunto delle fasi di senso tecnico, come già anticipato. Quello che è stato messo in evidenza, diciamo, in maniera più marcata dalle analisi che sono state fatte scansione, è stata la tipologia di frattura, nel senso che per il campione di impatto la frattura sia stata prevalentemente di tipo transcellulare. Al contrario, per i campioni di trazione, la frattura si è mostrata principalmente di tipo intercellulare. Ancora, mediante il corso dell'IS è stato possibile valutare la frattura degli intermetalici, confermando appunto quanto già anticipato, cioè quindi, passando alle conclusioni, quello che è stato riscontrato è stato una variazione delle proprietà ad impatto, diciamo marcatamente influenzata dalla presenza degli intermetallici, delle refinanti, mentre le proprietà meccaniche di test di trazione non hanno dimostrato influenza per quanto riguarda il trattamento e la refinata. Sia per i campioni affinati che non affinati, la tipologia di frattura è di tipo misto, perché ci sono fatto una frattura mista con intervallare muscolare e con non mancati tra i due tipologie di campioni. Le analisi del muscolo per la estensione hanno appunto permesso di evidenziare come per la campione di trazione sia prevalente la frattura di tipo intervallare, infine una considerazione che necessiterà di ulteriori dati sperimentali è la seguente. Abbiamo ipotizzato che l'effetto positivo derivante dalla finanza sul fronte di flusso granulare sia legato al fatto che per esempio in questa finanza la frattura passa continuamente da quello che è un modulo trascolare a un modulo granulare, permettendo un elevato assorbimento dell'energia, ma questo effetto è stato di ulteriori dati sperimentali. Grazie. Grazie.